Gli osservatori internazionali hanno confermato la presenza di irregolarità nel processo elettorale durante il voto di domenica in Georgia. Il capo della delegazione dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa ha dichiarato che si sono verificati casi di compravendita di voti e di doppio voto, soprattutto nelle zone rurali. The presence of cameras of the ruling party in the polling stations and people in front of polling stations tracking and possibly controlling voters led widespread climate of pressure and party organized intimidation and a feeling of Big Brother is watching you, as one of our observers depicted it. La Commissione elettorale centrale ha completato lo spoglio con il partito Sogno Georgiano, che ha ottenuto una maggioranza di quasi il 54% dei consensi. Secondo le dichiarazioni post-voto, i quattro partiti della coalizione di opposizione per il cambiamento potrebbero rinunciare al mandato parlamentare.